Ragazzi, ciao, come va? Tutto bene? Spero di sì. Fatto buon fine d'anno. Siamo al 2 gennaio e volevo fare questo video perché mi sono messo in testa di fare il pane da me. Allora, vediamo un po', ho fatto un po' di esperimenti prima, quindi adesso qualcosina viene fuori. Allora, vediamo, io uso una ciotola di metallo, ma va bene una ciotola qualunque. Diciamo per una quantità di mezzo chilo di farina, praticamente uso mezzo cubetto di lievito fresco, che praticamente si trova credo in quasi tutti i supermercati. Lievito di birra, eccolo qua. Poi servirà del sale. Una puntina, ma proprio una puntina di cucchiaio di zucchero, dell'olio di oliva, olio d'oliva extravergine, ma anche qui ne userò un cucchiaio, e come detto mezzo chilo di farina, acqua. Allora, io uso questo bicchiere che ormai mi è diventato una misura. Facciamo conto, l'ho pesato prima, sono circa 250 grammi d'acqua, non so sinceramente in volume quanto faccia. Comunque, se un grammo d'acqua pesa, cioè praticamente è un centil, vabbè, insomma, potrebbero essere circa 250 cc d'acqua, ecco, però non ne sono sicuro sinceramente, quindi diciamo 250 grammi. Poi comunque si può andare per tentativi e dopo vediamo come. Allora, farina. Io userò adesso per questa volta farina di tipo 0, 0 normale, una volta 0. L'indicazione degli zeri, praticamente dà solo un'idea, cioè o meglio dà un'idea, è la misura della finezza con cui è macinata la farina. Quindi farina 0 è macinata un po' più grossa della farina 00. La 00 di solito si usa per i dolci, almeno per quanto ne so. Oltre a questa, in questa preparazione metterò anche della farina di tipo Manitoba, sempre anche lei di tipo 0. È un grano, insomma, che ha questo nome. È un po' più proteica rispetto alla farina normale. Adesso non so, magari è soltanto una fisima mia, né? Per carità. E infatti non è che lo faccio sempre così, lo faccio magari anche solo di farina bianca, ci metto la farina integrale, ci faccio miscugli, in poche parole. Ecco. Per questa cosa qua farò praticamente, diciamo, un terzo di Manitoba e 2/3 di farina bianca. Quindi adesso metto la farina nella mia ciotola e niente, ci rivediamo fra un attimo. Nel frattempo che io faccio sto lavoro, devo mettere, forse questo è meglio spiegarlo prima però, perché allora prima di andare a impastare la farina prendo il mio bicchiere d'acqua e ho messo dentro acqua tiepida, cioè quindi non fredda completamente dal rubinetto. Ho preso l'acqua calda del rubinetto, per carità, però tiepida nel senso che ci posso, cioè la posso toccare, non è acqua calda. E se fossimo in estate probabilmente ci metterei acqua a temperatura ambiente. Facciamo conto che il lievito comunque è qualcosa di vivo, quindi il troppo caldo, il troppo freddo, il troppo freddo, diciamo, stando nel frigorifero, lo blocca, quindi rimane in uno stato, diciamo, sospeso. Il troppo caldo potrebbe ucciderlo, quindi è chiaro che se lo passo nel forno, questo, cioè, perde la sua capacità, no? Ecco, e infatti non è che si mangia fuori il pane il lievito alla fine quando è cotto, quindi acqua tiepida, una puntina di zucchero, perché
come dire, il compito del lievito è quello di mangiare gli zuccheri della farina e mangiando questi zuccheri, a parte che migliora il sapore, produce vitamine, questo e quello e quell'altro, ma comunque produce anche quell'aria, tra virgolette, chiamiamola così, che fa gonfiare il pane. Ecco, quindi, allora, ripeto, acqua tiepida, sbriciolo dentro il mio lievito. Eccolo là, poi prendo lo zucchero, ripeto, stiamo parlando di una punta, eh? Io ne metto tanto così, non so se si vede, questo mi serve soltanto per farlo risvegliare, di modo che lui è dentro e dice e gli viene voglia di mangiare. Allora, mescolo. E lo sciolgo per benino, quindi quel cubetto solido che abbiamo visto prima deve sciogliersi completamente nell'acqua. Ecco, se si riesce a fare questa operazione un po' di tempo prima di fare l'impasto, il lievito ha tempo di riprendersi meglio, però anche così con l'acqua tiepida. Direi che almeno io ho avuto buoni risultati, poi dopo e ovviamente tenere presente che sono le prime armi, quindi non è che sto facendo un tutorial del panettiere, né? È roba artigianalissima, quindi lo sciolgo ben bene e lo lascio lì da parte. Da dire una cosa, il lievito e il sale non vanno d'accordo, quindi non sciogliere il sale dentro nell'acqua del lievito perché praticamente lo si uccide. Cioè, il sale è un conservante e per essere un conservante vuol dire che uccide i microorganismi. Quindi detto questo, vado a preparare la mia farina. Ci vediamo fra un attimo. Ok, ho messo le due farine dentro nella ciotola, adesso aggiungo un po' di sale. E qui bisogna andare a gusti. Io diciamo che in teoria quello che ci metto dentro sono 6-7 grammi di sale all'incirca. È un cucchiaino da tè abbondante, però ripeto, uno fa le sue prove. E stabilisce la quantità giusta che diciamo che gli piace, non esagerare perché poi diventa un po' una porcheria, per carità, o se piace. No, piuttosto ecco, come dicevo prima, non scioglierlo il sale perché può danneggiare un po' il lievito, dai, ecco, diciamo così. Allora, qua chiudiamo il salino. Non ho mostrato prima questa è semplicemente una frusta che si usa per montare le uova, o meglio per sbattere le uova. La trovo molto molto utile per mescolare le farine e il sale, perché sinceramente fa proprio un buon lavoro. Le mescola molto molto bene, a mano con un cucchiaio, sì, si può fare, eh? Cioè, voglio dire, non è mica una cosa così, però questa con questa lavorandola un pochino le due farine, le tre farine, poi cioè, andando avanti e facendo esperimenti ne ho fatta qualcuna, né? Con per esempio la farina gialla di mais, con la farina integrale, insomma mescolando i vari ingredienti, questo è, secondo me è l'attrezzo migliore per una quantità di farina da mezzo chilo, ecco, perché è ovvio che se la roba aumenta, poi vabbè, magari ci vogliono anche altri attrezzi. E mi spande il sale bene bene dentro nel composto, perché se mettessi solo diciamo le farine
dentro e cominciassi ad aggiungere l'acqua, il sale mi rimarrebbe un po' tutto in una parte, mentre così si espande bene, ripeto, dentro in questo composto di farine, e quindi ha la possibilità di dare sapore a tutto. Ecco, allora io, intanto che vi stavo raccontando la storia del mago, ho fatto il mio giro, ecco qua, quindi qui siamo a posto. Non ci sono problemi lavorarla anche un po' di più, cioè, perché questo praticamente, ripeto, secondo me gli fa solo bene. Allora, fatto questo, praticamente, allora, ora creo, ma non è che sia anche qua una formula magica, semplicemente creo un buco in mezzo dove poi andrò a versare la parte liquida. Allora, io ci metto un bel cucchiaio di olio extravergine di oliva, che vedo che dalle prove che ho fatto serve. Stiamo parlando di un cucchiaio su mezzo chilo, quindi non è esagerato. Cucchiaio da minestra. E poi verso la mia acqua. Magari gli do prima una mescolatina, non, attenzione, col cucchiaino del sale, ma un altro. Dentro la mia acqua, ecco, e praticamente cerco di creare un primo nucleo di farina ben sciolta con quest'acqua che ho messo dentro. Pian piano faccio cadere tutta quella che c'è intorno, cercando di creare una specie di nucleo centrale, chiamiamolo così, ecco, ben sciolto dentro. Mi viene tipo una pastella. Ecco, poi pian piano incorporo ogni farina ha il suo assorbimento di acqua, quindi la dose che ho indicato prima in questo caso è una dose di base, perché poi man mano che impasto e procedo a incorporare la farina mi rendo conto se l'impasto è troppo morbido o troppo duro, quindi aggiungerò appunto o acqua o farina a seconda di quello che serve. Quindi ecco, tanto comincio. Per il momento, come si vede, non la sto ancora lavorando a mano, ma presto sarà il caso. Ecco, non vi faccio stare qui fino per troppo, comincio e ci risentiamo fra un po'. Ok, ho impastato un po' col cucchiaio, a questo punto è il momento di intervenire a mano. Ecco, al limite si può anche assaggiare un po' di pasta per sentire a che punto è il sale, ma secondo me quello lì andava bene. E adesso, ecco, allora vediamo che all'inizio la pasta si attacca completamente alle mani, quindi dobbiamo girare ben bene e fargli incorporare tutta la farina che c'è ancora nella ciotola. Il sale, in effetti, allora un pochino viene sciolto dall'acqua che ho aggiunto e un pochino comunque rimane minuscoli granini dentro, che daranno quel
quel pochettino di sapore improvviso nel momento in cui lo si mangerà, quando mangiando la fettina di pane, il pezzettino di pane, lo si troverà dentro, ma ripeto, è roba di microgranuli, eh. Ecco. Già possiamo vedere che l'impasto si è compattato e forse è anche un po' tanto duro, a dire la verità. Ecco, allora, col cucchiaino mi stacco quello che si è attaccato alle mani. È rimasto ancora un po' umido. Anche questi andranno incorporati. Comunque mi sembra che si veda che la pasta, a parte i pezzettini che ho staccato adesso, non tende più ad attaccarsi alle mani. Quindi faccio questo movimento e contemporaneamente spingo verso il basso, facendo ruotare la palla di pasta. Ecco, a un certo punto si noterà che la pasta ricomincia ad attaccarsi alle mani, no? Perché praticamente la farina è stata assorbita tutta. E diciamo però, ecco, l'impasto, cioè è morbido, però lo si sente ancora un po'. Ripeto, non è come prima che si attaccava tutto, no, si è visto. Ecco. Adesso, cioè, lo si sente umido, ma si stacca, l'impasto si stacca, no? Ecco, vedete, sulla mano, vabbè, questa è roba di prima, ma sulla mano non rimane niente, o quasi, qualche pezzettino. Ecco, quando siamo in questa situazione è il momento di lavorare il pane sul pianale. Preparo un attimo e ci risentiamo. Ok, praticamente io adesso lo faccio su questo piano di legno, preso all'IKEA a 9 euro, una cosa fatta bene. Effettivamente magari, dai, però è un po' ruvidino. Facendolo su una superficie meno, cioè che attacca di meno, magari la cosa è più semplice. Comunque, allora, mettiamo un pochettino di farina, appunto per evitare prima di tutto che mi si appiccichi la roba sul legno e per evitare che mi si appiccichi sulle mani. Infatti la pasta è già, eccola qua. Lavoriamo un attimo così e poi, allora, ecco, qui è molto importante perché sta lavorazione va fatta, se no viene una mezza schifezza, sinceramente. Allora, quindi cerco di spiegarla come mi viene, eh. Allora, io il movimento sarà di spingere verso il basso, tirare verso avanti e con questa mano tenere fermo l'impasto. Vediamo se riesco a far capire. Sposto magari in avanti un po' il mio impasto perché finisca sulla farina che ho messo sotto. Questo cosa succederà? Allora, l'impasto prenderà ancora un po' di farina e comunque dentro incamera un po' di aria.
quindi tiro e spingo, tiro e schiaccio e tengo fermo qua. Vediamo cosa ho combinato, no? Lo giro da questa parte a questo punto, cioè nel senso traverso a dove ho lavorato prima e rifaccio esattamente gli stessi movimenti. Se la farina sotto è sparita, ne metto giusto una spolveratina e la farina sotto è sparita perché se l'è magnata la pasta e ricomincio quindi tiro e schiaccio, tiro e schiaccio. Quindi il lavoro più o meno è questo. E con questa mano tengo fermo. La pasta mi si è, scusate, tiro sulle maniche perché qua comincia a far caldo, si è allungata e quindi posso anche usare due mani, non è che. Ma il movimento è comunque lo stesso. Lo torno a girare, un pelino di farina, comunque l'impasto è morbido, non sta diventando duro. Tiro e schiaccio, tiro e schiaccio. Movimento, eh? Che altro adesso la farina è proprio neanche un velo, un micron per evitare che mi si attacchi alla superficie. Lo rigiro un'altra volta e ricomincio. Cioè, ovviamente io con la mano premo, né? Non è che soltanto spingere, cioè va proprio. Si renderà conto che man mano che si fa questo lavoro la pasta diventa elastica. Più lo si fa e più diventa elastica. Magari su una superficie meno, però cioè, sta diventando proprio, credo che sto lavoro si chiami incordatura, cosa che se uno ha le macchine lo fanno le macchine, ma noi siamo gente che fa le robe a mano. Ultimo giro. Non c'è un numero specificato di giri, né? Cioè, ovviamente si sta aggiungendo farina comunque all'impasto e quindi diventa sempre un po' più durino, non senza esagerare comunque. Tengo sempre ferma la parte sotto in modo che. Direi che così va bene. Si vede la pasta che è elastica. La premo e torna nella sua forma. Lasciamo qui un attimo. E preparo perché questo è, io
penso di fare un filoncino, quindi gli do un po' di forma e preparo la teglia dove il pane andrà. Metto via la farina. Il mio fornetto è piccolo, quindi questo è quello che ci sta dentro. Allora si potrebbe mettere sotto della carta da forno per fare in modo che il pane non si attacchi. Io preferisco sinceramente un velo di olio di oliva. Quindi riprendo la mia bottiglia, spero di non fare un disastro. Proprio, ma neanche un cucchiaino, è proprio una goccia, una lacrima, ecco, una lacrima rende l'idea. Quindi la spalmo più o meno per la forma che darò, meglio che al mio pane che lì, ecco, così. Quindi è proprio, ripeto, niente. Un po' d'olio sopra non gli fa male. Prendo il mio pane, lo posiziono circa a metà. Ecco, adesso dovrei prendere un coltello e faccio dei tagli. Coltello ha dei denti, però anche un coltello affilato va benissimo. Boh, è pronto. Allora, adesso questo io lo infilo nel fornetto spento, al limite riscaldato, ma roba tipo a 30 gradi, e deve stare dentro a lievitare un po'. Allora, in un altro modo si mette questa roba dentro nella ciotola, la si copre con un panno umido e la si lascia ad lievitare. Per il momento io mi trovo bene così. Ci vediamo, lo sistemo e un attimo. Ecco, il pane è dentro, adesso se ne starà lì calmo, diciamo al caldo, nel senso che ho riscaldato un pochettino il forno, ma ripeto, roba 30-40 gradi massimo. Forno è spento, starà lì dentro e dai, almeno un'oretta, perché sennò il lievito deve avere il suo tempo per mangiare lo zucchero che c'è dentro nella farina e quindi evitare il dolciastro che ha la farina e nel contempo anche non sentirsi il sapore stesso del lievito. Bene che ne ho messo poco, ho messo mezza bustina, però insomma comunque. Ci sentiamo quindi quando il pane avrà completato la sua lievitazione. Questo è un sistema se voglio fare un pane veloce, perché se no io tranquillamente lo lascio lì dentro anche una notte. Quindi se fa dentro, che ne so, 8-10 ore di lievitazione. La forma diventa diversa, si allarga, si. Lì sono tutte cose che poi dopo uno, quando si è messo nell'idea di fare il panettiere casalingo, fa le sue sperimentazioni e vede cosa ne esce. Dai, ci sentiamo fra un po', o meglio, fra un'oretta. Ok, ragazzi, è trascorsa un'ora abbondante, dai, un'ora e mezza, un'ora e un quarto, 1:20. Sinceramente non ho guardato l'orologio e sinceramente stavo registrando un altro filmato che, se volete, potete guardare, forse.
si può notare che il pane è lievitato, il lievito ha fatto il suo lavoro, quindi a questo momento io attaccherei anche il fornetto. Tempi di cottura, beh, anche qui si va un po' a prove, perché dipende dal forno, dipende se è areato, se non è areato, che vi posso dire. Allora, io metto, questo è un forno ventilato, quindi imposto la resistenza elettrico, per carità, sopra e sotto dai, apriamolo un attimo. Quindi la piastra è sul punto più basso e quindi quando io accenderò riceverà molto più calore da sotto, forse che da sopra, perché comunque lì c'è il ventilatore che lo fa ricircolare. Allora lo imposto circa su 200 gradi. Premetto che comunque, insomma, io sto qua a guardare e lo regolo a seconda di, e il tempo una mezz'ora almeno, ecco. Quindi più o meno così siamo sulla mezz'ora. Parte sopra e sotto, ogni tanto io vengo a guardarlo e come dire, dopo credo più o meno la metà del tempo regolo un po' meno la temperatura, poi per fargli venire la crosticina sopra seleziono solo la resistenza superiore. Ecco. Dai, vediamo qual è il risultato. Ci vediamo fra un po'. Ok, se sei arrivato a questo punto del filmato, vediamo un trucchetto. Questa si chiama salamoia, acqua e sale, sciolti, e serve un pennellino. Serve per fare alla francese, come dicono, la crosticina un po' più dorata e un po' più saporita. Quindi aprirò il forno, diciamo questo ogni un tot, e spennello il sopra con questa cosa. L'ho già fatto qualche volta. Adesso siamo verso la fine della cottura, mancano credo un 5 minuti. Sposto il calore diciamo dalle due resistenze sopra sotto solo su quella di sopra per dare un pochino più di colore al pane. In questo modo cerco di colorire un po' di più la crosta sopra. Comunque si può vedere che è già, come dire, aumentato discretamente di volume. Aspettiamo ancora che finisce. A fra poco. Ok, la cottura è terminata. Adesso, il pane deve riposare e raffreddarsi. Secondo me, piano piano. Allora, la parte sotto, stando sulla piastra che è dentro al forno, potrebbe generare umidità e il pane rimanere molle. Va trasferito su una griglia come quella lì. Vediamo un po'. La
faccia non è male, eh. Allora, vediamo perché 200 gradi. Sì. Ecco, come si vede, grazie all'olio che ho messo sotto, si stacca immediatamente. E lo rimetto dentro. Metto dentro e lo lascio col forno così mezzo aperto, così avrà il tempo di raffreddarsi piano pianino e di perdere un po' dell'umidità, che insomma il pane fresco ha subito. Ecco, niente. Per il momento è tutto qua. Adesso facciamo conto che sono praticamente le 10 di sera, non ho la possibilità di fare vedere il taglio, del pane subito, ecco, devo lasciarlo raffreddare perché sarebbe inutile rovinarlo, così. Dai, se riesco faccio ancora qualche immagine, magari domani mattina, col pane più freddo o più tardi, e se no. Vi saluto qua. Ciao a tutti. Va bene, dai, ragazzi, non ce la faccio. Lo devo assaggiare. Vado a prenderlo. Ho aspettato una mezz'oretta. È ancora caldo, è tiepido. Qui in casa fa freddo, quindi si raffredda abbastanza velocemente, però vabbè, dai. Proviamolo. Asciugo il coltello. Bocconcino qua. Eccolo. Ecco, spero si vede come si presenta. Ecco, è fatto velocemente, quindi non è alveolato, insomma, come il pane pugliese, per esempio, no? Che è molto più alveolato dentro. Questo è fatto in breve tempo. Se si può vedere, la crosticina comunque è abbastanza estesa. Sotto è cotto e adesso proviamo l'assaggio, dai. La crosticina è saporita, eh? Forse ci ho messo un po' di sale. Ci andava un pelino meno di sale, però beh, le spennellature sulla crosticina ovviamente gli danno sapore. E bisogna, come dire, in qualche modo mediare tra il sapore dell'interno e quello dell'esterno, ecco. Beh, comunque non è male. È bello croccante fuori. E ripeto, è. Bisogna lasciarlo raffreddare perché comunque caldo e freddo è un'altra cosa. Ecco, dai. Oh, io che posso dire? Vi saluto tutti, spero che vi sia piaciuto e spero più che altro che la cosa vi sia di stimolo per provare voi stessi, perché questo allora non è una ricetta sicura. Io sto pane lo sto facendo, diciamo, da un mese e mezzo, ecco. Sto facendo le mie prove. Fatele voi anche voi. E guardate, cercate, imparate. Insomma, viene fuori una cosa buona. Saluto tutti. Ciao, al prossimo video.
Ciao.